Ma ora non andate via. Tutti gli amici del fantastico mondo di Stardust vi aspettano per passare altro tempo insieme a voi. Eccoli qua, i vostri amici dei Cartoon Classic. Sono sicuro che li riconoscete. Questo è l'irascibile Braccio di Ferro, il rissoso marinaio che mangia solo spinaci. Ed ecco l'astuto Bugs Bunny, il simpaticissimo coniglio che pensa solo a fare scherzi al suo amico Pallino. Come? Non conoscete Pallino il porcellino? Ve lo presentiamo subito, ma state attenti a non ridere, è molto permaloso. Daffy Duck è il papero più dispettoso del mondo, ma sicuramente a voi piace tantissimo. E posso dire altrettanto di Superman, il più grande di tutti i supereroi. C'è anche Gatto Silvestro. Di sicuro, i tre porcellini faranno fuggire il cattivissimo lupo, troppo affamato per accorgersi degli scherzi organizzati alle sue spalle. Avete mai visto un fantasma che non fa paura? Eccolo, è Casper, il piccolo fantasma che non vuole spaventare nessuno, ma ha solo tanta voglia di giocare. Se qualcuno di voi non è ancora soddisfatto, c'è anche Felix il gatto. Con le sue avventure riuscirà a farvi ridere a più non posso. Per voi appassionati delle grandi fiabe, ecco la raccolta delle favole più belle. Un'intera selezione di magiche avventure capace di allietare chiunque. Cenerentola, la fanciulla maltrattata dalle sorellastre invidiose della sua bellezza. Dovrei lasciare il ballo prima di mezzanotte. L'incantesimo di questa sera svanirà appena l'orologio batterà i 12 rintocchi. Te lo prometto. Cappuccetto Rosso, che invece non imparerà mai a non avventurarsi da sola nel bosco. Il lupo cattivo è sempre in agguato. Lei, la riconoscete? È la piccola fiammiferaia. Andiamo a farle un po' di compagnia. E questi chi sono? Ma sono proprio loro, i tre porcellini, che devono scappare di corsa dalle grinfie del solito lupo affamato. Uno che non ha problemi a correre velocemente è il gatto con gli stivali. Fatevi raccontare da lui stesso dove ha trovato le sue calzature magiche. Robin Hood, poi, non ha bisogno della magia per scagliare le sue frecce veloci come il vento. Lo stesso vento che spinge Simbad il marinaio verso lidi lontani e avventure da sogno. Sono sicuro che la bella addormentata nel bosco avrà un dolcissimo risveglio. Avvicinatevi, principessa. Non avete mai visto una cosa simile prima, vero? No. Ma che cos'è? Questo è un arcolaio, piccola mia. Tutte le giovani per bene devono saper tirare la lana. Specialmente in compagnia di Hansel e Gretel e della loro gustosissima casa. Adesso andiamo tutti in Oriente, in compagnia di Aladino e del suo amico genio. Tu invece sei Aladino, giusto? Ai tuoi ordini, papà! Sicuramente laggiù incontreremo anche Alibaba alle prese con i mitici 40 ladroni. Al ritorno potremo accompagnare Gulliver durante uno dei suoi viaggi. E se abbiamo fortuna, incontrare il Nautilus e il Capitano Nemo nel corso delle 20.000 leghe sotto i mari. Già che siamo sotto il mare, andiamo tutti a trovare la Sirenetta e nuotiamo con lei fino all'Isola del Tesoro, un'isola abitata da terribili pirati. E se non vi basta combattere contro i pirati, potrete aiutare l'ultimo dei Moicani durante le sue epiche battaglie nelle foreste d'America. Vuole salire a cavallo con me, signor Ancas? No, un guerriero Moicano non può stare a cavallo insieme a una donna. Meglio camminare. Moicano? Pensavo che non ce ne fossero più di Moicani. No, io sono l'ultimo dei veri Moicani. A proposito, dalle foreste alle montagne il passo è breve. Eccoci allora in compagnia della piccola Heidi e delle sue amiche caprette. Heidi non è l'unica ad avere degli animali come amici. Anche il cucciolo di uomo del libro della giungla vive con tanti simpatici abitanti dei boschi e con loro si diverte tantissimo. Alu, per quanto dovrai stancarmi con le tue noiose lezioni? Vedi, queste noiose lezioni servono a proteggerti, almeno finché non avrai appreso tutti i linguaggi segreti della giungla. Potrete incontrare anche Biancaneve e i sette nani. Chi pensate possa essere? E
Sì, ma quello è il mio... Oppure seguire Jack mentre si arrampica sulla gigantesca pianta di fagiolo. Ma fate tutti molta attenzione. Stiamo entrando nel fantastico mondo della magia. Ci siamo. Guardate la Bella e la Bestia che danzano insieme al chiaro di luna. Anche Dorothy e il mago di Oz hanno a che fare con una creatura mostruosa, ma dal cuore d'oro. Si tratta di un simpaticissimo leone fifone. Non andatevene ancora, rimanete con Pinocchio, che vi racconterà due bellissime storie. Le avventure di Pinocchio e i sogni di Pinocchio. Sì, ti sta proprio bene. Grazie, bambino. Per ricompensa ti prometto che diventerò buono, imparerò un'arte e sarò il bastone della tua vecchiaia. Ed ecco infine il pifferaio magico, l'unico capace di scacciare i topi e far divertire i bambini di tutto il mondo. Venite anche voi a divertirvi con lui nel fantastico mondo delle favole più belle. Vi aspettiamo! Per gli incontentabili, i patiti del cartone animato, ecco per voi gli scatenati personaggi che pensano solo a far ridere. Non ci credete? Allora guardate il simpaticissimo Bugs Bunny alle prese con il suo amico nemico Pallino. E non lasciatevi sfuggire il pestifero Daffy Duck. Non dimentichiamoci poi di Braccio di Ferro, il fortissimo marinaio che pensa solo a menar le mani. E del vostro amico del cuore, il fantastico Pinocchio, sempre pronto a stupirvi con le sue mirabolanti avventure. Per i più piccini, ecco Video Baby, un'entusiasmante raccolta di avventure con tenerissimi personaggi. Ci sono gli orsetti del cuore, gli orsacchiotti paffuti sempre allegri. Che bello il compleanno di tutti noi! Tenerosso, ma cosa possiamo regalare a tutti per il compleanno? Ho un'idea! Perché non fate un bello spettacolino? Le mille luci del bosco, che popolano di magia colorata anche la notte più buia. Dai, Tintà, forza! Anche Tintà, tira! Fai un bel lancio! Fagliela vedere! Grazie, Tintà! L'hai presa! Ce l'hai fatta! Ora è mia, la prendo io! Ecco arrivare i mini pony, gli unici animali capaci di correre sull'arcobaleno. E infine i Moon Dreamers, gli amici dei vostri divertentissimi sogni. Chi siete voi due? Ecco, il mio nome è Ursa Major e sono un orso solare. Quella boccaccia chiacchierona invece si chiama Rory ed è il leone volante. Al vostro servizio. Il piccolo mostro vi aspetta per trascinarvi in una delle sue movimentate storie. Al pari del piccolo mago, che non vede l'ora di mostrarvi le magie di cui è capace. Oggi parleremo di formule magiche. Avanti, su, cominciamo! Avanti! Boh, coraggio! Fatti avanti e inizia a parlare del nostro lavoretto. La famiglia Silvana ha preparato una casa bellissima in cui ospitare gli amici. Mentre i buffi Pit Pot vi stupiranno con le loro incredibili avventure. Chi ha detto che i dinosauri sono tutti cattivi? Non è stato certo Denver, visto che proprio lui è un dinosauro, anzi, è il dinosauro più simpatico e divertente che ci sia. Denver è proprio un giocherellone che pensa solo a far ridere i propri amici e sono sicuro che non mancherà di divertire anche voi. Se proprio volete vedere dei dinosauri terrificanti, non potete perdervi i Dino Riders, i protagonisti di un'epica lotta per la difesa della Terra contro l'invasione degli uomini rettile.
Arrivano i supereroi, i difensori della Terra e del genere umano, contro gli attacchi dei nemici più spietati. I Saber Riders, gli imbattibili cowboy del futuro. Superman, dal pianeta Krypton, l'invincibile superuomo che si nasconde dietro le sembianze di un insignificante giornalista. I Transformers, i robot da battaglia che modificano continuamente il proprio aspetto. G.I. Joe, il gruppo d'assalto specializzato in missioni impossibili. E-Man, il coraggioso guerriero dell'universo. E She-Ra, la bellissima principessa dai mille poteri. I Ghostbusters, i simpaticissimi ed ingegnosi acchiappafantasmi. Segreteria telefonica degli acchiappafantasmi, in questo momento non sono in casa. Li troverete al ristorante, come sempre. Ti ho detto di smetterla. Andiamo, acchiappafantasmi! E Lassie, il cane amico di tutti i bambini, sempre pronto ad aiutare chi è in difficoltà. Miss in Video riunisce le storie delle ragazze giovani e dinamiche dei cartoni animati. Come Jem, per esempio, la cantante di un gruppo rock composto solo da affascinanti e scatenate ragazze. Oppure come Kiss Milicia, innamorata di un bellissimo ragazzo, anche lui cantante in un gruppo musicale. Tra le Miss in Video c'è anche Charlotte, bellissima e simpatica, sempre pronta a donare un sorriso. E Lady Lovely Locks, coinvolgente e tenera nei suoi racconti. Per chi non è ancora stanco di divertirsi, sono pronti i racconti di Fantastimondo, il mondo della fantasia. Ecco allora Frankenstein, un vero mostro di simpatia che non mancherà di rallegrarvi. Insieme a lui potrete vedere Due anni di vacanza, l'affascinante racconto di un gruppo di amici in viaggio intorno al mondo. Per i più romantici ci sono le storie delle piccole donne con i loro problemi sentimentali e le avventure di Marco Polo Junior, un ragazzo alla scoperta della Cina. E qui chiudiamo in bellezza con l'esplosiva simpatia di Gatto Felix, il vostro beniamino. Aspetta, aspetta! Dove vai? No, fermo. Aspetta! La borsa magica! Ehi, non scappare, non voglio farti del male! Corri! E di un nuovo amico che troverete nelle storie di American Rabbit.